sono Antonio Pedone, editore del Greco. All'epoca della strage di Piazza Fontana vivevo a Torre del Greco e mio padre era un vecchio anarchico, conosciuto anche abbastanza nel movimento. Avevamo una sede in Viale Castelluccio, una stradina di Torre del Greco. E mi ricordo che seppi le notizie che poi si sono susseguite nei giorni di questa cosa assurda della bomba alla Banca dell'Agricoltura, poi l'individuazione di questi colpevoli anarchici di Valpreda e poi addirittura la storia di Giuseppe Pinelli. Cioè, io, come gli altri che conosco, che conoscevo, rimanemmo sconvolti, ci sembrava una cosa assurda, quasi irreale. È difficile trovare le parole giuste perché, tra l'altro, magari sono parole già dette, però quello che posso dire è che in quel momento io la notizia la seppi dalla televisione, dal telegiornale, e veramente mi sembrava una cosa irreale. Poi individuare gli anarchici è una cosa che, una notizia che mi sconvolse ancora di più e mi lasciò disorientato, perché non mi pareva possibile un qualcosa del genere, che un compagno poteva aver realizzato. Da questo punto di vista posso dire che ho avuto la fortuna di avere mio padre, che da vecchio anarchico, anche con una certa esperienza e una capacità di leggere nei fatti e nelle persone, lui subito mi escluse la possibilità che fossero stati gli anarchici. Questo mi tranquillizzò da una parte, però diciamo l'orrore, quell'effetto di avere la morte nel cuore per quello che era successo, quella rimase. E nei giorni successivi poi vedevo che le persone per strada ci guardavano un poco strano, e anche quelli che ci conoscevano bene, anche se la storia degli anarchici di Torre del Greco è una storia, diciamo, limpida, di anche lotte anche molto impegnate, però di grande rispetto da parte della popolazione rispetto a noi che vivevamo in quella città. E però comunque c'erano questi sguardi, qualcuno cattivello, magari di idee un poco destrorse, pensava di averci trovato finalmente nei guai perché avevamo commesso, naturalmente era motivo di scontro, ma fino a un certo punto, verbale, punto e basta. Conseguenze immediate sul nostro essere gruppo in Torre del Greco ci furono, e il proprietario del locale dove noi avevamo la sede ci chiese di andare via. Non per niente, non perché pensava che noi avessimo potuto fare, però nei giorni immediatamente successivi ai fatti c'era un poliziotto fisso tutti i giorni, per tanti giorni, non so manco dire quanti giorni dopo. E quindi andammo avanti finché poi le cose non cominciarono un po' a chiarirsi, ma soprattutto il conforto di avere la risposta innanzitutto di mio padre, poi la risposta dei compagni in tutta Italia. E quindi ci cominciamo anche noi a organizzarsi per replicare a questa accusa infame. E adesso non ricordo i giorni che sono passati o i mesi, ma a un certo punto organizzammo una manifestazione in piazza con dei pannelli, e noi del gruppo anarchico, e fra le altre cose mettemmo, ma doveva essere un po' di tempo dopo, fra le immagini in questo pannello ricordo che c'era anche quella di Calabresi con le mani insanguinate,
che rispondevano esattamente a quello che noi sapevamo. E poi abbiamo partecipato a manifestazioni a Roma, andammo a Roma in modo un po' avventuroso, con una macchina, con un'automobile. Ovviamente ci fermarono, sarebbe stato meglio andare in tre, però controllando i documenti e partecipammo a questa manifestazione. E poi abbiamo continuato nel sostenere l'innocenza dei compagni e la nostra idea che valeva sempre la pena di portare avanti con forza.